Oggi è il momento di registrare il video dei prodotti finiti di maggio e anche di questa prima metà di giugno, perché ho cose veramente ingombranti ed è ora che lo faccio. Speriamo che non si sentano rumori di lavori che stanno facendo qui vicino, ma purtroppo tanto sono lavori lunghi e se aspetto che finiscono i video non li giro più e quindi verrei sommersa da montagne di prodotti finiti e già questi che ho sono abbastanza. Quindi direi di iniziare da questi che ho così random. Ho terminato questa lacca tenuta forte della marca Neal Your Look, che praticamente ho preso all'Eurospin. Questa è ProVit B5, proteine della seta, lunga durata, non incolla. Allora, non è che sia un prodotto di quelli che lo applicate e dite oh mio Dio che effetto, no, sicuramente non lascerà un segno indelebile nella mia vita, però che non incolla è vero, ma non è che tiene poi anche così tanto la piega, quindi boh, l'ho trovato per essere tenuta forte una lacca abbastanza poco forte, quindi no, non è che mi sia piaciuta particolarmente. Poi ho terminato questa acqua micellare di punto CO Ulrich. Sinceramente non so, l'avevo presa, è italiana comunque, l'avevo presa in parafarmacia perché mi serviva appunto l'acqua micellare, perché io non lo so, ma per struccare gli occhi non uso mai lo struccante che uso per il viso, anche se c'è scritto che magari va bene anche per gli occhi, però a me piace sempre avere un prodotto a parte per gli occhi e l'acqua micellare la trovo molto utile perché strucca bene. E quindi io questa l'ho utilizzata essenzialmente solo per gli occhi e questa appunto è proprio anche per le pelli sensibili e quindi niente, qui c'è scritto che c'è acido ialuronico ed estratti biologici, quindi di questa non posso dire nulla perché mi è piaciuta. C'è scritto che non contiene parabeni, non contiene coloranti, sless, alcol, infatti non mi dà problemi, allergeni e derivati animali. Quindi è anche testata contro il nickel e è fatto con anche estratti biologici di mirtillo, amamelide, sarà una pianta, e rosa canina. Quindi ottimo, mi è piaciuto veramente tanto e si sente che è un prodotto delicato. Poi ho finito questa crema fantastica al cacao ed è un burro di cacao bio di Dottor Organic, un profumo buonissimo, veramente molto molto buono. Allora, a parte il packaging che mi piace tantissimo perché cioè con tutta questa cioccolata è un piacere per gli occhi solo a guardarlo ed è veramente molto nutriente, anche se non la si applica tutti i giorni non dà problemi, è veramente nutriente. Questa nutre, idrata e rimpolpa. C'è scritto che è una crema giornaliera appunto nutriente, ricca con un po' di aloe vera, olio di cocco e estratti di frutta bio. Quindi ottima, ottima, ottima. Anche questa abbastanza vegana e anche questa senza parabeni, sless, insomma tutte queste cosine chimiche brutte, e quindi buonissima, ottimo, ottimo prodotto. Poi ho terminato, e mi vergogno anche a farvela vedere perché io non so quanti anni abbia, questa protezione solare per il viso di Kiko. Io ora non so quale sia il packaging dei solari Kiko, non so nemmeno se Kiko faccia ancora i solari, ma questa avrà minimo 3 anni e l'ho finita adesso perché io ho questo maledetto vizio di non gettare i solari che mi avanzano a fine estate perché so che non andrebbero portati all'anno successivo, tantomeno a 2 anni successivi, però è più forte di me, io non li getto
E questa era praticamente protezione 15, Photo Age Sunscreen Cream, proprio appunto specifica per il viso, però devo dire, anche se sarà scaduta senz'altro, però mi ha protetto fino all'ultima goccia. Io quindi questa la promuovo, ma in generale mi sono sempre trovata bene quando li compravo con i solari della Kiko. Però non fate mai come me che non li gettate a fine estate. Poi ho terminato un altro prodotto che mi è piaciuto tantissimo, sempre di Dr. Organic, ed è questo balsamo alla mela granata. Allora, anche questo è bio, c'è scritto che rigenera, nutre, protegge, è ricco di antiossidanti. Allora, il packaging mi piaceva tantissimo perché era tutto questo flaconcino con questa crema bianca che però così sembra rosa. Però, allora, il profumo fantastico, che ve lo dico a fare, questo profumo acidulo di frutta mi piaceva tantissimo perché proprio mi dava proprio un senso di rigenerazione, mi dava proprio uno sprint, però diciamo forse come balsamo non è proprio eccelso, ma insomma è un balsamo alla fine più o meno, comunque un pochino nutriva, anche qui è senza SLS, senza parabeni, tutte queste cose. E quindi niente, comunque solo per il profumo io questo lo promuovo, e anche per la consistenza, era veramente ottimo, e basta. Oh, poi ho finito il Fix Plus, questo classico di MAC, e l'ho finito perché praticamente ho iniziato ad utilizzare il Fix Plus per inumidire la Beauty Blender quando mi trucco la mattina per applicare il fondotinta. E devo dire che mi trovo veramente bene a fare così, perché rispetto all'acqua, che comunque almeno per me che ho la pelle secca, la spugnetta inumidita con l'acqua tende comunque poi un po' a seccarmi la pelle. Con questo non mi succede, perché comunque è fatto apposta appunto per idratare comunque la pelle, per nutrirla, e quindi faccio così, e ho anche l'occasione in questo modo di finirlo, anche perché sennò, cioè, io questi non li finirei mai, perché difficilmente mi ci vado a spruzzare la faccia dopo che mi sono truccata, non lo so, mi dà un senso di cosa che mi scioglie il trucco, non ci ho mai provato, non lo faccio, preferisco utilizzarlo per bagnare la Beauty Blender. Altro prodotto che ho terminato è il tonico, che ormai fa parte della mia skin routine quotidiana, e lo applico tutte le sere, e avevo preso questo di Pixi, che è comunque una marca famosa per questo tipo di prodotti, e è il Glow Tonic 5% di acido glicolico, che quindi è anche un po' esfoliante. Questo è scritto in francese sotto, e niente, anche questo mi è piaciuto, non c'è niente da dire. A me in generale il tonico piace perché mi dà proprio la sensazione di pulire ulteriormente la pelle, e questo l'ho voluto provare proprio perché so che è una marca famosa e mi è piaciuto il profumo, mi è piaciuto insomma. Poi ho terminato questo latte multivitaminico struccante viso e occhi, però io l'ho utilizzato solo per il viso, di Collistar, speciali per pelli normali e secche, con un sacco di vitamine. Allora, non lo so, io per gli occhi non l'ho utilizzato perché andare ad applicare una crema sugli occhi, mi dà un senso veramente di fastidio, secondo me. Preferisco un prodotto liquido, come appunto un'acqua micellare o un olio, insomma, comunque liquido. Quindi l'ho usato solo per il viso, come vedete l'ho usato tutto, e niente da dire, un prodotto no ottimo, di più super delicato, rimuove bene il trucco,
ovviamente, cioè ottimo, ottimo prodotto, ha il suo prezzo che ora a mente non me lo ricordo, però costa. Però io preferisco utilizzare comunque prodotti di cui mi fido per la pelle e quindi magari spendere un pochino di più piuttosto che risparmiare e magari poi magari trovare qualche brutta sorpresa in fatto di secchezza o magari di eccesso di qualche prodotto chimico che crea imperfezioni. Con questo tipo di prodotti io non ho mai nessun problema e quindi anche questo mi è piaciuto tantissimo. Rimuove anche il rossetto, quello più tosto, quello rosso, quello scuro, le tinte, rimuove veramente tutto. Poi ho terminato questo, che come si chiama? Questa pasta per i capelli, pasta lucidante. È della BioPoint e ha i cristalli di rodocrosite. Allora, il prodotto di per sé mi è piaciuto veramente tanto, è come un gel, però ha una consistenza più densa, era un po' tipo perlato, era anche piacevole da vedere, da toccare. E comunque BioPoint è un'ottima ottima marca di prodotti per i capelli e anche questo mi è piaciuto. Questo poi aveva proprio il fissaggio, quello più forte di tutti, 4 più su 4, quindi extra forte, però non andava assolutamente ad appiccicare, tant'è appunto che io il giorno dopo colpo di spazzola e rimuovevo tutto questo prodotto, che tra l'altro però evita veramente moltissimo il crespo e secondo me un po' andava anche a nutrire i capelli, perché comunque il giorno dopo era come se aveste applicato un olio e quindi boh, mi è piaciuto, mi sono trovata bene per il tipo di utilizzo che ne faccio io. Poi ho terminato questa bellissima confezione di vetro di Benefit, di una crema idratante da giorno, cioè rendiamoci conto del packaging. Non so se lo butterò o se lo lavo e lo riutilizzerò per qualcosa, perché è stupendo, è molto pesante, quindi diciamo che non è proprio ideale se lo dovete portare in giro. Questa appunto è la crema da giorno Total Moisture Facial Cream di Benefit. Ottimo prodotto, la consistenza era molto delicata, non era proprio super super pastosa, sembrava veramente di applicare qualcosa di molto fresco sulla pelle, però leggero ma veramente idratante. Mi ci sono trovata veramente benissimo e poi comunque il packaging, cioè i prodotti Benefit sono veramente imbattibili. Poi prodotto bocciato, ed è l'ennesimo prodotto di Fenty Beauty. Io tra il fondotinta e questo odio Fenty Beauty, perché secondo me non è assolutamente un tipo di prodotto adatto a chi ha la pelle secca. Ho finito, ma veramente l'ho finita tutta, anche se a fatica, la cipria. Questa è la cipria Invisi Matte Universal, quindi quella proprio bianca classica, invisibile, ma come mi andava a seccare qui la zona sotto agli occhi. Io non ho mai visto nessuna cipria farmi questo effetto, nemmeno quelle più economiche. Io adesso uso quella di Kat Von D e non ho questo problema, quindi è problema solo di questa cipria. Allora, il packaging è bello, è essenziale, è leggero, ha anche lo specchio all'interno, non si può dire nulla. A parte, vabbè, io preferisco comunque le ciprie, quelle in polvere, piuttosto che queste compatte, perché trovo che siano molto scomode da prelevare quando stanno per finire, quindi quando c'è il buco è molto scomodo riuscire ad arrivare fino agli angoli, quindi mi conviene molto spesso a me andare proprio a polverizzarle, perché altrimenti non si possono più prelevare, è difficilissimo, ma un effetto secchezza veramente fastidioso, brutto e bocciatissima. Poi ho terminato questa
piccolissima mini size di una maschera viso di Glam Glow, che è la Thirsty Mud, trattamento idratante intenso. Allora, il packaging, un attimo di silenzio per il packaging, anche questo non credo che lo butterò, anche perché avevo anche l'altra, quella dei mini pony, quella glitter rosa, e anche quella l'ho conservata, e questa farà la stessa fine, la conserverò vicino a quella. Il packaging è fantastico. Questa era una semplicissima maschera che si applicava e si lasciava. Io la lasciavo per tutta la notte e quindi poi la mattina mi andavo a struccare e sì, a lavare, a detergere, e quindi mi è piaciuta perché aveva veramente questo effetto idratante, e quindi niente da ridire. Il colore era un po' bruttino, era tipo un cremino, ma insomma bruttino il colore. Profumo ottimo, mi ricordava molto il profumo di un biscotto, di un dolcetto. Il profumo mi è piaciuto tanto. Poi ho terminato questa matita, che è la Endless Love, matita per le labbra di Kiko, automatica, che era di qualche collezione. Allora, io non comprerò mai più, ora quelle che ho le finisco, non comprerò mai più matite automatiche. Aveva anche il suo bel temperino, perché tanto a me alla fine finisce sempre che mi si rompono, o perché magari mi cadono, o perché col tempo magari si induriscono e quindi applicandole si spezzano. Non lo so, ma io tutte le matite automatiche che ho avuto alla fine erano sempre tutte rotte, e questa non ha fatto eccezione. Non mi è piaciuta questa matita. Allora, era di questo bellissimo color rosso, tendente al fragola, però molto più rosso che rosa. Però da subito è stata una matita dura, quindi non piacevole da stendere sulle labbra, perché sulle labbra sentire matite che ti strusciano non è piacevole. L'ho finita, forse qualche pezzetto mi è anche finito direttamente nello scarico del lavandino, perché si è proprio completamente disintegrata alla fine, perché probabilmente si era anche indurita, ma insomma, prodotto bocciato. Poi ho finito questo olietto, che era della marca Nature Unique Cosmetics, olio multifunzione, quello che va bene per tutto tranne per l'uso che ne ho fatto io. Questo è il classico, appunto, olietto che potete utilizzare per il corpo, per le mani, per il viso, come vi pare. Infatti c'è scritto che infatti è per viso, corpo e mani. Io l'ho utilizzato per i capelli, lo applicavo insieme alla spuma. Mi è piaciuto perché era anche un pochino glow, un pochino glitterato. Anche il profumo dava veramente la sensazione di un qualcosa di ricco, di un prodotto di alta profumeria, cosa che non è, mi piaceva, perché comunque si sentiva questo profumo sui capelli persistente, e questo l'ho comprato in farmacia, è comunque di una marca italiana, quindi va bene. Nature Unique, ok. Poi qui, c'è ancora una cosina, poi il pezzo forte è per la fine. Ho terminato, dopo, io non voglio esagerare dicendo 10 anni, ma secondo me, se non sono 10 anni, poco ci manca. Ho terminato questa matita bianca di Dior, che io ho da una vita, perché non mi è mai piaciuta. A parte che era molto lunga, quindi era veramente una matitona, ma non mi è mai piaciuta, perché fin dalla prima applicazione io ho sentito questa matita eccessivamente, come quella di prima, dura. E quindi matite per gli occhi dure sono insopportabili. Io questa alla fine l'ho finita e l'ho essenzialmente utilizzata per applicare, da applicare appunto sotto magari la casa sopraccigliare, per dare comunque un tocco un po' più chiaro, e un chiaro, quindi un punto luce da sfumare poi con gli ombretti.
al limite qualche volta l'ho utilizzata come base sulla palpebra, ma non c'era assolutamente gusto a stendere una cosa del genere, anche perché poi difficilmente si riusciva anche a sfumare sulla palpebra per creare comunque una base un po' omogenea, quindi no, l'ho finita, ma l'ho odiata dall'inizio alla fine. Ci ho messo tutto questo tempo a finirla perché a un certo punto l'avevo proprio abbandonata. Poi però io mi sono, da un po' di anni, mi sono detta: non compro più make-up, utilizzo e finisco quello che ho. Ho lasciato il pezzo forte alla fine. E sto parlando delle Slimmy Band della Vera Lab, dell'estetista cinica. Allora, se mi seguite, vi ricorderete che io un po' di tempo fa avevo fatto un video per criticare il video di Chiara Facchetti che parlava appunto di questo prodotto, lo provava in un video, ma essenzialmente quello che io ho criticato era il modo in cui era stato girato quel video, il modo in cui erano state prese le misure, perché secondo me era tutto sbagliato, non era un video veritiero. Però di per sé il prodotto mi aveva incuriosita e quindi l'ho preso e l'ho provato. Allora, innanzitutto vi faccio vedere che cosa contiene. Ovviamente non ho le bende, trovate 4 confezioni di bende imbevute di questa soluzione fatta di sale. Vediamo se trovo che tipo di sale è. No, comunque è un sale particolare, ora non me lo ricordo come si chiama. Forse c'è scritto nelle istruzioni, può darsi, comunque. E quindi trovate queste 4 buste, queste 4 confezioni sigillate che contengono ognuna 2 bende per le gambe. Poi trovate questo fantastico metro per misurarvi, carino, estetista cinica, comodo, da tenere anche in bagno. Poi trovate questo, che sono le istruzioni in cui appunto vi spiega come prendere le misure e come applicare le bende, perché oltre alle bende poi trovate anche 4 pantaloncini di quelli trasparenti da mettere appunto sopra. E poi se riesco a toglierlo, trovate il fogliettino questo per prendere le misure, una cartolina, forse un adesivo, voglio la 42 in 2 mesi, io voglio quello che hai bevuto, l'estetista di cinica, io ti vedo, altro adesivo che io non penso applicherò mai da nessuna parte, altro adesivo, pericolo, dieta in corso. Trovate questa roba, forse c'era anche un foglietto con dei consigli alimentari, cose del genere. Allora, che dire? Io questo prodotto ho speso soldi per comprarlo, ma su di me non ha fatto assolutamente nulla. Io mi sono sempre misurata prima e dopo, e le mie misure sono uguali all'inizio del trattamento e alla fine del trattamento, dopo 4 applicazioni. Non ho riscontrato veramente nessun beneficio. Insieme a questo avevo comprato anche il fango, quello super hot, che ancora sto provando. Ma questo, allora, le spiegazioni sono 2. Allora, è vero che quando applicate queste bende e appena mettete questi pantaloncini trasparenti di plastica, inizia subito a scendere acqua, iniziate subito a gocciolare, le vostre gambe iniziano a gocciolare, tant'è appunto che alla fine dell'oretta che dovete tenere sul tutto, in fondo appunto a questa tutina dove ci sono appunto, vedete, c'è un bel po' di acqua. Però secondo me è solo un effetto chimico, comunque una reazione chimica dovuta al fatto comunque che con il pantaloncino di plastica la pelle non respira e quindi si crea comunque condensa. Io non ho riscontrato proprio nessun miglioramento, non sono diminuita nemmeno di mezzo centimetro, e quindi o il prodotto non funziona
e forse è la spiegazione più logica, oppure io non ho ritenzione idrica, perché questo prodotto è fatto apposta appunto per combattere la ritenzione idrica. Ora, è vero che io mi alleno tutti i giorni, faccio sport, sudo, mangio anche abbastanza sano, senza eccedere con cibi spazzatura, vi posso concedere un dolcetto, un biscotto, una cioccolata, però io non vado mai al fast food, non vado mai a mangiare fuori, non mangio mai pizza fuori, ci può stare. Ma che io però proprio non abbia nessuna ritenzione idrica, mi sembra un po' strano, e quindi secondo me il prodotto non funziona. Comunque, questa è la mia recensione personale, perché non ho riscontrato proprio nessun tipo di miglioramento. Poi magari è vero che chi invece lo ha provato e ha riscontrato miglioramenti, buon per lui, su di lui funziona. E quindi basta, questi sono tutti i prodotti finiti e sono veramente un bel po', e quindi non vedevo l'ora di liberarmi di tutto questo macello. Io vi ricordo di iscrivervi al canale se non siete iscritti, di mettere il pollice in su se questo video vi è piaciuto, comunque se vi è stato utile. Sotto trovate anche i link per tutti i social, soprattutto Instagram, perché lì mi ci diverto a pubblicare foto spesso, quasi tutti i giorni. E niente, noi ci vediamo al prossimo video. Io intanto vado a buttare tutta questa roba inutile e niente, sono pronta per accumulare nuovi prodotti finiti per il prossimo video. E ciao e grazie per la pazienza, perché sarà un video un po' lungo. Ciao.